E le cose le abbiamo fatte veramente in grande. Pur essendo una piccola città, abbiamo cercato di adeguarci a questo grandissimo evento. Per noi è stato un piacere, ma è stato un grande sforzo. La settimana è piena di tanti avvenimenti, a partire dalle mostre che abbiamo fatto improntate sullo sport, quindi avremo una mostra importantissima dove si parla degli artisti che interpretano proprio appunto lo sport. Poi avremo anche il museo della Lambretta, il primo grande museo della Lambretta. Noi abbiamo cercato di farli coccolare un po' gli arcieri combinandogli una settimana di sport e vacanze, grazie anche alla grande collaborazione che abbiamo avuto di tutti gli albergatori, bed and breakfast, che hanno realizzato delle offerte veramente incredibili. La settimana è piena, avremo l'onore di avere qui tutte le medaglie olimpiche che festeggeremo il sabato sera in piazza. È un grande avvenimento, vi invito tutti a venirlo a vedere. Ci sarà un palco montato in centro della città dove saranno consegnati i riconoscimenti alla squadra olimpica e paraolimpica. Quindi penso che la manifestazione sia piena, le finali avranno una cornice splendida perché ci sposteremo dai campi di qualificazione e andremo di fronte all'arco di Belvedere. È una cornice molto suggestiva per un campionato meraviglioso come penso che sia questo campionato. In Piemonte si sono preparati per i giochi di Londra i nostri olimpici e paralimpici nei centri federali di Cantalupa e Novara. In Piemonte ritornano i più grandi arcieri azzurri, si chiude il cerchio. Chi ha supportato la Clarascum in questa grande organizzazione sono sicuramente gli enti, il comune di Cherasco e la regione Piemonte da citare, così come con la provincia di Cuneo. Ma diciamo che tutti quanti ci hanno dato una mano, a partire dagli enti, soprattutto le istituzioni, in particolare il comune di Cherasco è stato molto vicino a noi, anche perché il comune con noi ha avuto un percorso, è stata la prima, diciamo, joint venture tra comune e associazione. Abbiamo creato un centro sportivo meraviglioso in Cherasco e ha portato il tiro con l'arco come sport principale di questa città. Ovviamente i risultati ci sono, gli atleti ci sono, le strutture ci supportano ed è stata la cosa più importante. Il Piemonte, diciamo che è una bella realtà per il tiro con l'arco, perché a partire da Cantalupa, da dove ci sono i nostri centri, abbiamo diversi arcieri, abbiamo avuto tantissimi campioni italiani ed europei, quindi è una regione molto importante per la Fitarco. Ha fatto il giro del mondo l'immagine dei nostri tre ori olimpici, Galeazzo, Nespoli, Frangilli, addirittura il New York Times, insomma, ha fatto un po' storia questa squadra di eroi con la pancetta. E voi terrete fede a questa situazione e il sabato sera, prima della grande festa, ci sarà un percorso anche enogastronomico interessante. Questo sicuramente. A proposito di pancetta, devo dire che il Clarascum è anche soprannominato Big Archery, visto che il peso medio è decisamente elevato. Magari non ci siamo tanto come capelli, ma come pancia e culinaria ci siamo. Ovviamente il sabato sera ci sarà anche una serata culinaria improntata sui prodotti tipici del territorio, quindi assaggerete dalla salsiccia di Bra, che è famosissima in tutto il mondo, ai nostri formaggi, ai nostri agnolotti, e gusterete soprattutto degli ottimi, ottimi vini. Qui siamo nelle zone del Barolo, siamo nel centro della produzione del Barolo, del Dolcetto, dello Chardonnay, quindi grandi vini e grandi piatti per il sabato sera, che saranno giusto corollario a questa premiazione che speriamo coinvolga molta gente. Quindi mi ripeto, partecipate numerosi.